Conspiracy nasce circa 2 anni fa e da un progetto in sé abbastanza ambizioso, cioè quello di dare la possibilità ai clienti di creare, diventare loro stesse degli stilisti. E questo evidentemente doveva passare da delle scelte diverse anche sui materiali. E da qui lo studio, la ricerca che mi ha fatto arrivare a questo soletto in alluminio aeronautico scolpito dal pieno e tramite una macchina a controllo numerico a 5 assi, e una tecnologia solitamente utilizzata nella meccanica di precisione e che appunto mi consente di dare questa possibilità. La prima particolarità è quella che si nota subito, è che tutto il sistema è basato su questo soletto in alluminio aeronautico che è di per sé già una scultura. E attraversa varie fasi, la lucidatura specchi a mano, poi vari trattamenti, tra cui alcuni molto tecnologici, dalla galvanica al PVD alle nanotecnologie ceramiche. Ed è la parte centrale. Tutto il resto è la parte creativa, la parte del ricamo, la parte stilistica, chiamiamola così, è invece realizzata a mano in Italia e quindi ci sono due anime, quella tecnologica, quella dell'evoluzione del concetto di scarpa verso qualcosa di pregiato e di unico, e anche l'artigianalità, insomma, del Made in Italy. La soletta viene prodotta da un'azienda che lavora nel campo della meccanica di precisione della Formula 1 a Modena. Il resto, diciamo, i ricami e tutto il resto viene fatto in provincia di Firenze. Beh, nel sito internet c'è questo configuratore in cui è visibile la collezione così come la propongo io e come l'ho immaginata, ma che è solo un punto di partenza per poi per la cliente, perché solo ha piacere di cimentarsi e diventare stilista e per poter realizzare il proprio sandalo unico e a suo gusto e piacimento. La mia aspirazione sarebbe quella di, girando magari in una grande capitale, riconoscere un mio paio di scarpe, ma che non è un modello pensato da me. Questo sarebbe veramente una grossa soddisfazione. La portabilità è quella di un tacco 12, e né più né meno. La forma che utilizzo è una forma, diciamo, commerciale, non ci sono state particolari modifiche. E la portabilità, se avessi fatto la stessa scarpa in legno o in plastica, non sarebbe stata più morbida. Il tacco 12 è il tacco 12 e chi sa andare sul tacco 12 non ha nessun problema.